Salve a tutti ragazzi, qui TTD, ben ritrovati sul mio canale, siamo qua... non posso partire in questo modo, perché ragazzi non si può partire in questo modo. Allora, voglio fare una piccola intro prima di iniziare lo showcase. Speravo un pochino in questo Ezza. Un pochino. Non dovevo, non dovevo sperarci. Ragazzi, perché stavo dicendo ci speravo un pochino a questo Ezza? Perché è uno dei best buddy di Goku Super Saiyan Blue Kaioken, che poteva finalmente... No, va bene, andiamo. Secondo me hanno invertito a fare i kit di God Goku AGL e di God Goku STR. Li hanno invertiti. Uno vuole prendere i colpi, questo, l'AGL, per fare robe. Ma dopo vedrete che in realtà è meglio non prendere colpi. Mentre l'altro vuole tirare i colpi e ha la damage reduction. Secondo me hanno completamente sbagliato l'approccio, no? Cioè, ripeto, tenete in mente questa cosa. Tenete veramente in mente questa cosa. Uno vuole prendere colpi, ma non ha difesa per prendere colpi. L'altro vuole fare colpi, ma ha la damage reduction, quindi potrebbe tankare quei colpi. C'è un problema, no? Ok, ho la tunazione fatta. Calma un attimino. Ok, questa turnazione è finalmente fatta, a posto. Allora, ricominciamo un attimino a parlarne, ok? Ricominciamo, forse adesso che ce l'ho assieme cambierà qualcosa? Non lo so, dai, potrebbe anche cambiare qualcosa. Comunque, quello che stavo effettivamente dicendo è che questo Goku poteva essere quell'unità utile, ok? Per Goku Super Saiyan Blue Kaioken. Aveva bisogno di un'unità forte. Aveva bisogno di qualcuno da mettergli di fianco veramente buono che non siano PG del cacchio. Nel senso del cacchio. Raga, cioè, è comunque Goku Super Saiyan Blue del torneo del potere. Quando la passiva richiede di runnare tutti degli U7, capite che non è che si può far molto, ok? Quindi, questo è un U7, ok? Ripeto, peccato l'STR non lo è perché... con quello cambiava la situazione. Con quello non mi stavo a lamentare. Non me ne fregava niente se la GL faceva schifo, perché l'STR era comunque Representative of Universe 7 e ero a posto così. Invece ci siamo beccati sto robo, fine. Lo definisco sto robo e basta. Non è che lo devo definire in altri modi, mi sembra. Basta dire sto robo, no? Basta dirlo. Vabbè, comunque, effettivamente, no. Cioè, è un po'... mediocre al ma... No, mediocre no, non è mediocre. Non è mediocre, perché una roba mediocre vuol dire che comunque se me la porto in red zone si giochicchia anche. Io invece reputo che qua non è giocabile in red zone. Lo capirete a breve, ok. Allora, giusto per chiarirci, ok? I link sono Kamehameha, ok? Quindi c'è anche quello da tenere in conto. Ce lo dovrebbe avere, sì, perché fa la Kamehameha. Ok, cioè, è veramente uno dei migliori buddy che c'erano per questo Goku Blue Kaioken. E per capirci, sono 6 link, non c'ha Tournament of Power, unica cosa. Questo Goku non c'ha Tournament of Power, è del torneo del potere, ma non c'ha Tournament of Power. Boh, vabbè, ma non gli serve chi più 3, ok? Non gli serviva il resto del chi più 3. Ok, allora, qua Super Saiyan Blue Goku, a prescindere, comunque ci ha guadagnato, ok? È giusto dirlo? Ok. Ci ha guadagnato! No, ma ci ha guadagnato... Sì, ci ha guadagnato che lui è più potente a tutti gli incattivi, quindi vuol dire che è molto più forte del dovuto e quindi fa i danni mega giganti. Yes, vero. Questo ci ha guadagnato Goku Blue Kaioken. Il problema è che non vedo altro. Perché... Ve lo dico proprio semplicemente com'è. Ok? Al primo vero upgrade. E ripeto, primo vero upgrade che arriva, questo Goku non lo giocherete mai più. Questa è la sua utilità. 3 milioni e 6. Ok, è il link all'1, sta sui 5 milioni. Who cares? Boh, siamo morti. Who cares? Ma...
Cosa me ne faccio di un PG che mi fa 5 milioni a full ability Link 10? Cosa cazzo me ne faccio? Se siamo arrivati a sto punto, capite che c'è il problemino, no? Credo che era sufficiente un attimino già prima, potevo già finire lo showcase, sono del tutto sincero con voi, ma 100% sincero proprio. Lo showcase era già finito alla scorsa run. Però a prescindere, no? Ok, ho qualcuno che mi permette di fare 9 milioni al turno 1, senza buffer, 9 milioni al turno 1. Buono, ok. 9, 9, 10. L'abbiamo visto prima. Buono. Tutto bello. Oltre a quello, dopo ho un PG che non tanca i pugni di Sin. Non tanca nessuna special. Non fa danno. Non supporta. Quindi è utile in LBE. Ok, allora. Allora, prendo proprio il caso qua. Abbiamo Kid Goku, ok? Kid Goku è lo standard, secondo me, di un PG che deve essere utile. Non per forza solo potente, ma utile. Ok? Kid Goku, secondo me, è lo standard di PG che tutti i PG dovrebbero cercare di arrivare. Però lo so, questo è un subezza, quindi non sarebbe mai successo. Amen, lasciate perdere quello. Ok, stavo dicendo. Fondamentalmente Kid Goku è lo standard di PG che deve dare una mano a tutto il team. Non mi importa se lo gioco in turno o a girare, è sempre utile. Ora, uno mi dirà, ma TTD è un subezza, chi se ne frega se fa schifo? No! Non funziona così. Ragazzi, questo qua... Dokkan è un gioco che non c'ha del competitivo. Quindi si possono permettere di dare almeno un'utilità a una carta. Se l'utilità di questo Godku è fargli lezza perché così nel box vedi 140 e basta come livello, non va bene. Mi sembra che, cioè, se non ha almeno dirgli ok, diventa utile in un certo, per qualcosa. Hai un attack def 80 al lancio, fine, non hai nient'altro. Diventa un PG che puoi dare una mano, non un PG I wanna be in turno, ma non posso in realtà stare in turno. Cosa mi serve un PG così? Cosa me ne frega di quel crit anche? Ma cosa cacchio me ne vado a fregare del crit? Ma vabbè, comunque, ok, no. Vabbè, dai, mettiamolo alla prova di nuovo, no? Sì, famo così e via. Sì, più lo guardo, più lo so, sì, sto facendo un errore solamente a tenerlo in turno, ma vabbè. A parte, poi, vabbè, a prescindere sono tutti dei Godku, quindi ovviamente... Molti di questi showcase hanno già il problema di base che si chiamano God Goku, Super Saiyan God Goku, ok? No, ripeto, questo è bello perché così puoi fare molti più danni con un Super Saiyan Blue Kaioken. È l'unica cosa, ma non è un vero supporto questo. Perché sono i Link, basta. Attiva i Link, boh... Grazie al cacchio poi Goku Blue Kaioken fa ste robe. Ma non è un pregio questo. Non è un pregio questo. Perché ripeto, basta una semplice carta. Ok, una carta ragazzi. Una carta nuova e questo Goku non lo giocate mai più. Già non lo giocate ora perché prende. Stavo dicendo, già non lo giocate ora perché prende le botte. Quando esce una carta che linka bene con Super Saiyan Blue Goku, che cosa fa? Che cosa serve? A far la statuetta nel box. Fine. Non voglio essere troppo cattivo con sti showcase, ma molte delle unità che andremo a vedere in questi giorni mi lamenterò. E non mi interessa, cioè... Arrivate pure a dire, ma ti lamenti sempre... Giuda se mi devo lamentare, ma non mi dovrei lamentare con dei PG che sono inutili. Cosa me ne faccio nel mio box di God Goku a GL Adeza? È quello, cosa me ne faccio? Vabbè, c'è il buffer, vediamo se aumentano i danni. C'ha la roba al lancio, quindi effettivamente si fa sentire un pochino. Alla fine dei conti si fa anche sentire. Ripeto, questo è bello, questo è bello. Ma il primo PG che gli linka bene, che è un vero PG... Goku GL non si gioca più. Non era questo che serviva a Goku Blue Kaioken. Non serve a niente Goku GL così. Non serve assolutamente a una ceppa di niente.
4 milioni crittati, ragazzi, non era nemmeno... Wow! 5 milioni! Aiuto! 5 e 6. E ora esplode dai pugni. Lui la tanca questa. Vabbè, gli ho dato evasione, però per scendere ora tanca. Credo che possiamo finirla qua. Non vedo perché continuare. Effettivamente vi ho mostrato tutto quello che c'era da mostrare. Sbaglio. Ecco, quello che proprio intendevo. Non serviva un PG. Serviva un PG come GodQuest TR, che in questo caso, che io ho perso la guardia, cosa potevo fare? Bravi. Potevo metterlo qui, perché in questo caso tankavo qualcosa. Cosa faccio con 171.000 def? Io so qual è la weakness di questo Goku, e lo sanno tutti, ok? È un Glass Cannon, della Madonna, ma è un Glass Cannon. E i Glass Cannon non vogliono tankare. C'ha 5 turni, dove può tankare. Se l'evento dura anche un minimo di più, questo qua deve per forza andare qui, per fare robe, ok? Deve per forza. E non serviva un cacchio questo Goku, o sbaglio? Beh, ragazzi, ve lo tengo qua così, perché almeno ho Kid Goku, che è un buon PG almeno. Se arriva la special sono comunque morto. Spererei di non beccare la special, voglio giusto farvi vedere cosa succede al primo pugno. Giusto per capirci. Post special ovviamente, visto che c'è il buff... Il buff al lancio. Capite però che Kid Goku qua non dovrebbe stare primo, deve stare terzo a girare per questo team e dopo tanca i pugni tranquillamente. Però vabbè, ripeto, no. Questo God qua è fortissimo, quindi di sicuro mi carrierà. Vero? Vero, Dokkan? Questo God è OP, no? È OP, no? 5 milioni e 6 è OP, ragazzi, no? È un supporto, no? Boh. Non volevo neanche prenderla, volevo vedere il pugno, Frieza. Sei un bastardo. Sì, è danno pieno, eh. Ah, credete che tanchi qualcosa nelle altre razon? Ragazzi, partiamo veramente male, ma questo credo che era il primo video da fare. Ok, era il primo video da fare. Tranquilli, le avventure di Rageta arrivano, tranquilli. Però, a prescindere da quello... Era il primo video da fare. Era quello in cui speravo un minimo. Un minimo. Bardock fisico esiste. Ok, può esplodere se arriva la special come primo colpo. Vero, però lui è un buffer, sta a girare. Spesso la special non la vedrà. Se la vede, rip. Se la vede come secondo colpo, la tanca. Non gli frega assolutamente un cacchio. C'ha la guardia, buona difesa, la tanca. Però, ragazzi, ripeto, non mi posso aspettare tutti i giorni un Bardock fisico. Però ogni tanto vorrei. Tanto, ma basta poi ogni tanto, però vabbè, sembra che a Doka non gliene freghi niente, quindi... Yes! God qua già all'Eza! Questo è stato lo showcase, wow, lo showcase. È stato un piacere. Ragazzi, lasciate un bel like, commentate. Se siete nuovi sul canale, considerate l'iscrizione. Noi ci vediamo al prossimo video, 2 video per oggi. Ora devo vedere il prossimo da mandare ad Eza. Yeah. Che voglia.